Bentornati di nuovo su Radio Coop 76, la radio di Confcooperative Viterbo. Chi vi parla è Daniele Camilli. L'importanza del ricordo, intervista la poetessa Yolanda Inzana. Poetessa nata nel 1937 a Messina e scoperta da Giovanni Rabboni nel 1977, anno in cui ha pubblicato nella collana, diretta sempre da Rabboni, Quaderno collettivo della Fenice, Guanda, la raccolta poetica Sciarra Amara. Nel 2002 la poetessa Yolanda Inzana ha vinto il premio Viareggio Poesia con La Stortura, pubblicato da Garzanti. L'8 febbraio ha partecipato infine all'iniziativa poetica ideata e diretta da Giorgio Nisini e Maria Grazia Grazzini e organizzata dall'Associazione Officinamente a Viterbo. L'intervista a Yolanda Inzana è stata realizzata da Roberta De Vito. Benvenuti sulla radio web di Confcooperative Viterbo, Radio Coop 76. Oggi siamo con Yolanda Inzana, scrittrice di poesie. Sì, anche di prosa, ma è poco nota. All'interno di Poetica, che è una manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Officinamente, aperta al pubblico, ma in particolare agli studenti delle scuole superiori. Oggi Yolanda Inzana ha fatto una vera, quasi una lectio magistralis, potrei dire, di comunicazione, di linguaggio. Ha parlato della parola. Io vorrei iniziare tra l'altro molto interessante è stato il racconto sul cognome, no? Sull'origine, sì, del cognome Inzana. Dal latino, in latino vuol dire una cosa, in arabo, che è la sua vera origine, tutt'altro. Quindi da ciò che non è sano, da ciò che non è buono, invece a creatura vivente. Questo, no, è il significato originale che viene dall'arabo. Lei ha parlato delle sue origini, ha parlato della Esiste parola. Esiste ancora questa parola nella Coinè linguistica tra i paesi mondo arabo, cioè che non è la lingua alta ma è una lingua di comunicazione, sì. E significa ancora adesso, esiste, significa insana, significa gentile, è diventato un aggettivo cortese. Quindi insomma la parola, quello che è molto bello, no, è che appunto due lingue diverse ma due mondi diversi, cioè il mondo della Roma antica e il mondo arabo, interpretano la realtà e la esprimono attraverso una parola che è uguale nel suono, non nella scrittura ovviamente, che però è proprio l'espressione di un mondo e di una mentalità completamente diversa. Sono lingue diverse, quindi sì, hanno radici diverse. Lingua come mentalità e come espressione, certo, di una cultura. Una cultura, sono due culture veramente diverse, anche se gli arabi antichi vengono dal pensiero greco, certo, non ce lo scordiamo. Cioè la scuola di Baghdad, sul piano anche della poesia, c'è Abu Nuwas, che è un poeta arabo, di Baghdad, ma lui era nato in quello che oggi è la Persia, insomma, veniva dalla Persia, che si ispira addirittura alla lirica greca, quindi l'amore, il banchetto, le gioie, eccetera, eccetera. Questo per dire che c'è, e poi tutta la scienza astronomica, filosofica è legata, è eredità portata avanti del mondo greco. Un'eredità che è arrivata anche in Sicilia, che è la sua terra d'origine, della quale lei oggi ha parlato lungamente. Per raccontare la sua poesia ha raccontato la sua storia, l'essere e l'esserci nel tempo, quindi. Sì. Ha detto, parafraso, che non bisogna avere paura della storia, no? Perché no, la storia ci racconta e ci dice dove siamo e quando siamo. E dove andiamo. Quindi quanto è importante l'origine, quanto è importante il nostro passato in relazione al presente e anche all'essere insieme agli altri? È importantissimo, perché se io non conosco il mio corpo, non sono in grado di riconoscere il corpo altrui, per dirla proprio terra terra. Sì. Cioè noi guardando, osservando, riflettendo, possiamo
avere un'idea del mondo che fu, del mondo che è e del mondo che sarà. Da rosa nasce rosa, perché c'è anche l'evoluzione. Le rose che noi compriamo oggi non hanno manco il profumo. Sì. Le rose di cui ci parla la poesia, per esempio araba, è un'altra rosa. È un profumo eterno. È un'altra rosa, è sì. Una rosa vera, ecco. Perché sono avvenute le come dire, soltanto gli inglesi hanno conservato specie di rose antiche, che sono quelle profumatissime. Sì. Ma quindi nella sua, lei ha pubblicato tra l'altro abbastanza di recente una raccolta con Garzanti nel 2007. Sempre, sì. E nel 12. Ah, nel 2012, mi scusi. Turbativa d'incanto si chiama. Tutte le poesie sono del 2007. Infatti questo. Cioè ho raccolto lì tutti i libri che avevo pubblicato prima del 2007. Quindi di nuovo ci troviamo in una situazione di raccolta della memoria, perché la memoria... Perché i libri purtroppo, e poi i libri di poesia, ma questo vale anche per la prosa, per i romanzi, per i saggi, a un certo punto escono dal mercato, perché gli editori non li ristampano. Ci sono romanzi che non puoi trovare, devi andare in biblioteca. Sì. Per la poesia la cosa è più evidente, più grave, perché io ho pubblicato prima con la società di poesia, Mondadori, Crocetti, Mondadori, Marsilio, e quindi è un corpo disperso che è stato raccolto, cioè in un progetto, in una collana benemerita che ha l'editore Garzanti e che si chiama... la collana Gli Elefanti. Sì. E naturalmente ho pubblicato solo i libri che avevo stampato, cioè nella nota introduttiva dove tutto è messo chiaramente. Quindi c'è ancora un mondo da conoscere. C'è un mondo, ci sono dei lettori, sono pochi, e nel 2012 il nuovo libro è dell'ultimo libro del 2012 ed è Turbativa d'incanto. L'incanto della vita che viene messo all'asta, ecco, perché Turbativa degli incanti, io lo prendo dal codice Rocco. Mm-hmm. Mettere all'asta, oggi diciamo che era l'incanto, no? Era l'incanto tempo. Perché c'era la candela, sì. Quindi l'incantagione della candela, quando la candela si spegneva nessuno poteva più fare c'è il un rilancio. Continuo gioco di parole, certo, nella io, sua sì, poesia. Sì, è un gioco di parole, ma non il gioco fatuo, vacuo, no? È che le parole tra loro si combinano oppure esplodono. E lei durante l'incontro di oggi ha parlato di quei giochini che facevano i simbolisti, no? Mm. È tutto, comunque la poesia deve partire come gioco perché è l'unica forma espressiva libera anche dal mercato. Cioè i poeti mediocri ci sono sempre stati e ci saranno, che sono i conformisti, che non vogliono rischiare nulla, ripetono il già detto. Ciò che ha funzionato? Sì, però gli epigoni, noi sappiamo che i Petrarca ce n'è uno, certo. E di petrarchischi ce n'erano migliaia. E non hanno avuto... Petrarca c'è un fendente dalla raccolta Fendenti Fonici dell'82 che dice Petrarca, quanti guai. Cioè Petrarca ha scalzato Dante. Bisogna arrivare poi al 600 per riscoprire mm-hmm. Dante. Certo, è vero. E perché, sai, parlare della cosa, io dico che è un grande poeta Petrarca, non gli nego nulla, però la storia della poesia italiana ha questa lunga frattura che si pone fuori dalla realtà. E invece la poesia e come... invece la poesia come qualsiasi sì. cosa deve entrare là. E nel mio caso entra proprio la materia. Ma con l'idea anche di
con l'idea di raccontare il mondo e tutto ciò che accade, o anche con l'idea di poter incidere, di provocare un cambiamento. No, no, io questa ambizione non ce l'ho. È Però una... dalle sue parole, insomma, un impegno Sì, civile. quello sì, ma che io possa, o che una pagina possa cambiare il mondo, no. Se non cambiano le teste non cambia niente. E però una E pagina attraverso può, l'educazione, sì, attraverso però l'educazione. una pagina Certo, può forte aprire gli può occhi. aprire gli occhi e magari una sola persona si accorge. È importante, basta una persona, basta uno, dico. Sì. Quindi uno fa anche, anche quando stiamo con gli altri, lo sforzo deve essere sempre di condividere e se troviamo una persona con cui condividere è già una È già fortuna. una magia, è già un È incanto. già un incanto. Senta, lei ha insegnato Sì. Io alle scuole superiori. prima ho insegnato all'università. E E poi me ne che sono andata perché non era niente per me, non quindi ho era. lasciato, no, no. E invece il rapporto, visto che oggi l'incontro è stato nell'ambito di una manifestazione dedicata ai più giovani, agli scolari, com'è stata l'esperienza dell'insegnamento? Come le sembra che sia cambiato, ecco, rispetto a Adesso quando... ci sono molte più distrazioni. Allora ci avevano distrazioni molto più innocenti, molto più cose, i giochini. Ma nella massa c'è un cambiamento di attenzione, di sensibilità. Siamo diventati tutti più superficiali. E come si può recuperare un minimo Attraverso la di... memoria. La memoria è sempre Ma fondamentale. non, cioè anche le esperienze della guerra che ti raccontano in televisione, la guerra contro l'invasione dell'Iraq, chiamiamolo così, cos'è stato? Una cosa spettacolare. Cioè facevano vedere, io i giochi d'artificio ancora adesso non li voglio vedere perché a me ricordano la Altre guerra, ho altre cose, esperienze. altre E esperienze. invece quella cosa, e quindi è uno spettacolo, non tocca, ah ce l'avevo, non, è fuori dalla realtà, è fuori dalla realtà e quindi non puoi incidere. E poi l'abitudine a vedere tutti sti morti, sti cadaveri, ste cose, avviene una sorta di anestetizzazione. Eh sì, non ci si ricorda più di quello Però comunque che... io non voglio dire, non mi sento, capito, non è che dico che il passato era migliore, No, no, è eh. No, questo chiaro. credo che sia venuto fuori dalle mie No, parole, no, non è il passato perché... che è migliore, ma non ce lo dobbiamo dimenticare, insomma. Però ecco, questo non rompere il filo che lega, perché noi a tutti i livelli fisici, organici, siamo legati e dobbiamo ricordarci che se ieri ci mancava il pane in Italia e oggi lo buttiamo e questo è un peccato. Certo, vuol dire non avere più legame Perché col in proprio passato. contemporanea c'è un mondo che il pane non ce l'ha. Ma Sì. se noi dimentichiamo che i nonni non avevano il pane, questo ci porterà a non avere il pane per i nipoti. Concordo pienamente, è un insegnamento questa chiacchierata, devo dire. Però quando parliamo di passato non è chiaramente soltanto un'esperienza collettiva, ma anche il passato individuale, due strade che si intrecciano continuamente. Esattamente, quello che ho provato a Sì. dire. Che la mia esperienza entra nella storia, perché c'è un contesto. Le esperienze che io ho vissuto e che continuo a vivere stanno oggi dentro questo contesto che è socio, politico, culturale, economico. E poi ha risvegliato anche la memoria di qualcuno, perché c'è stato un signore che dal pubblico ha portato il suo vissuto personale, raccontando la storia della sua famiglia, no? Degli eventi di Cassino, del nonno che si Sì, trovava ad abitare lì, in quell'inferno in quell'inferno. E quindi dove... a me ha ricordato la storia dei miei genitori, che sono nati nel 30, stavano a Napoli e insomma hanno vissuto anche lì un altro inferno. Quindi
crea una vera e propria epifania, possiamo dirlo? Sì. Rendere visibili le cose che non sono visibili. De Martino parlava di relitti. No? Certo, tirare fuori i relitti e non farne reliquie. Esattamente. Sigillate. No? Quindi, insomma, sapere che non c'è più, ma il ricordo di quell'evento ci ha segnati per sempre. Esattamente. E quindi la poesia è, una trasmissione di memoria, di sapere. E dovrebbe essere anche la narrativa. Sì, anche la narrativa lo fa, ma in... Gadda. Sì, Gadda. Che però è difficilissimo, insomma, non ma è... Sì, il problema è cominciare. Sì, bisogna entrare nella lettura. Bisogna entrare lettura. E leggere, dopo che si leggono 10 pagine, si capisce tutto. Sì, però come diceva prima, oggi i giovani che sono distratti da tantissime cose, magari per un... Poi ci vuole anche una vocazione, perché anche, se io mi ricordo, cioè io... Ho vissuto anche un'esperienza che non avevi carta, non avevi libri, non avevi come, niente. Come facevi? Con la Bibbia, quando poi sono diventata più grande, nel senso che non avevo più 15 anni, non c'erano manco i soldi per comprarsi i libri, e con la biblioteca. Ma questo già al liceo, che c'era una biblioteca vecchissima, libri di contemporaneo, non c'era nulla, però formarsi sui classici, è importante. La narrativa, eccetera. E io mi ricordo ancora che poi c'è stata la collana della Burr, che è stata per noi straordinaria, aveva certo. I libri economici fino a un certo punto. Però, insomma, però c'eri tutto, portata, sì, che si, te certo. Lo potevi comprare. E poi c'era stato anche l'editore Utet, che ha fatto una collana, carta bruttissima, eccetera, della narrativa. E allora io andavo al liceo e mi ero comprata. Poi io ho cominciato a fare lezioni di latino quando stavo al liceo. E con quelle poche lirette riuscivo a comprarmi qualche libro e stavo leggendo, mi ricordo, Le memorie del sottosuolo, quella allora era la traduzione, adesso no, di Dostoevsky, e venuto a Messina un cugino da questo paese che è diventato, che si chiama Monforte San Giorgio, dove io ho vissuto da sfollate, quindi era il paradiso terrestre, certo. Non c'erano più le sirene e quindi ho imparato a guardare la natura, come crescevano le erbe, tutto è stata la grande, ho scoperto nuovo. Il mondo e la paura senza più paura, ma non è che io sapevo che avevo paura, però la sentiva, la conoscevo benissimo, la conosco. E allora questo qua, non so, mentre io non c'ero, l'ha aperto e ha letto qualche cosa, poi mi ha detto, ma che leggi tu? Dico, vabbè. Vabbè, i gusti, bisogna fare i conti con un'umanità varia, questo sempre. Bisogna molto disimparare, no, molte cose bisogna disimparare. Per imparare a non tradire. Grazie a Yolanda Elzana. Grazie a te. E con questa intervista a Yolanda Elzana, che oggi è stata con noi, amici di Radio Coop 76, ci salutiamo al prossimo appuntamento con Poetica, la manifestazione culturale organizzata dall'Associazione Officinamente. Vi aspetto di nuovo quindi su Radio Coop 76. Ciao.